Come sapete, il 21 novembre prossimo esce il libro L'arpa e la fionda, I re d'Israele, il secondo volume, se volete, di questa trilogia che ho iniziato lo scorso anno con i patriarchi e che, a Dio piacendo, concluderò l'anno prossimo con i profeti. È un tentativo, mi sembra, almeno per me, riuscito di aiutarvi a entrare nel mondo un po' misterioso e sconosciuto del Primo Testamento, la Bibbia ebraica, l'Antico Testamento, come lo chiamiamo. E sicuramente sono dei libri un po' impegnativi, nel senso che sono soprattutto destinati a coloro che hanno voglia di approfondire. Non dovrebbero essere noiosi, almeno così non è stato per me, ma è stato anzi molto bello e interessante andare a scavare le storie, le vicende, davvero in certi momenti meglio di una fiction, di Saul, del profeta Samuele, di Davide, le sue storie con le donne, di Salomone, perché nelle loro storie, affatto esemplari, anzi a volte veramente problematiche anche da un punto di vista storico, da un punto di vista etico, Dio intesse una storia. Il libro sui re di Israele non è soltanto una riflessione, come è ovvio che sia, fra rapporto fra politica e fede, fra politica e religione, ma soprattutto fra le persone e Dio, su questo Dio che ha in mente un suggerimento, una forma di politica, se volete, di stare nella città, stare nel mondo, il Nagid, il principe di Dio, colui cioè che diventa non soltanto un politico, non soltanto un amministratore, ma quasi una specie di tramite, di ponte, di pontefice. Insomma, spero vi piaccia, un libro interessante, intenso, un libro che a me ha dato tanto e spero dia altrettanto anche a voi. Se volete, lo potete già prenotare.